Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. E come avete intuito, siamo finalmente pronti per proseguire la nostra avventura proprio nel mondo dello stivo mutante. Anche se, come avete sicuramente capito già da diversi episodi, lo stivo mutante è l'ultimo dei problemi. Quello principale sembra proprio essere lo stivo con le gambe lunghe, entità che appunto dovremo affrontare, e speriamo che affrontandola e sconfiggendola riusciremo a fermare tutto quello che sta accadendo in questo mondo. Ma non sarà facile, perché ci sono tanti, veramente tanti esseri che ci stanno dando da caccia e stanno creando problemi. Alcuni anche si stanno facendo del male tra di loro, tipo il killer, no? Che ha già fatto una piccola strage, possiamo dirlo con certezza. Ma ci sono anche altre entità molto forti come Entity, e non solo, che ci stanno dando problemi, e non solo a noi, ma finché li danno a noi, ecco, è un problema serio. Che cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo assolutamente aiutare Herobrine a ottenere i poteri oscuri. In realtà deve pensarci lui più o meno a capire come si fa e come dobbiamo procedere noi per aiutarlo, ma intanto dobbiamo sopravvivere e prepararci. Insomma, abbiamo un bel po' di cose da fare e anche dare un'occhiata in giro per capire dove sono i nemici e che cavolo stanno tramando, no? Ecco, vediamo quindi di entrare nel mondo, di proseguire. Ebbene sì, eccoci qua esattamente dove ci siamo lasciati l'ultima volta, che potete vedere. La situazione qui non è il massimo, anche perché ci siamo dimenticati anche di un altro dettaglio. Proprio qui fuori, adesso devo stare attenti, perché l'ultima volta qui fuori c'era Giant Steve, giusto per ricordarvelo, ma abbiamo anche visto apparire a pochissimi blocchi da noi proprio il portale di Leak. Quindi attenzione, perché potrebbe esserci anche Leak in questo mondo, e non è di certo una cosa positiva questa, anzi potrebbe essere molto negativa, perché un'altra entità in più in questo mondo che cercherà di farci del male, molto probabilmente, magari porterà anche qualche aiuto. Cavolo, ma non ne sono sicuro. Attenzione, già abbiamo visto lo stivo mutante. Non so dove andare ora, non possiamo di certo uscire. Volevo andare a controllare un pochino le grotte, ma ecco, già c'è lo Steve, quindi potrebbe essere un po' un problema, anche se per il momento non sappiamo dove si trovi. Potrebbe anche... Cavolo, dovrebbe arrivare da... Ma che cazzo? Oddio, c'è qualcuno là. C'è qualcuno. Dicevo che lo stimutante potrebbe... I'm here. Arrivare da là, ma c'è qualcuno. Non capisco chi cavolo c'è, ci sia là. Qua è chiuso comunque, Qua abbiamo un chiuso. Oddio. Volevo andare nell'area dei miniere anche perché sembrava essere andato di là il killer. Vuole vedere un po' se ha combinato qualcosa, se è successo qualcosa, ma ci sono un po' di problemi. Lì c'è un'entità nell'ombra che non capisco chi cavolo sia. Non sembrava di certo essere il killer, non aveva la spada in mano. O comunque si dovrebbe riconoscere il killer, ci avrebbe anche attaccati, no? Il problema è che non capisco che cavolo ci sia. C'è anche lo stivo mutante che in questi spazi ristretti potrebbe anche farci del male molto seriamente, Oddio. Lo stivo mutante non so dove sia ora. Cosa cavolo? Rumore inquietante di qua? Oddio. Non vedo nessuno. Ma c'è stato chiaramente un rumore inquietante da questa parte. Chi cavolo era quello? Forse è questo che ha fatto questo rumore strano. Potrebbe essere, Il problema è che non si vede niente. Cavolo, che situazione brutta è questa? Non credo sia saggio comunque andare qua. Sarebbe bello poter magari
raccogliere le teste per i totem di Irmen e quant'altro. Però a questo punto forse converrebbe riprovare da quella parte, se lo Steve se n'è andato. I'm here. Potrebbe anche essere tornato in realtà. Dove cavolo è? Vabbè, qui non credo. Dato che non c'è molto spazio. Oh mio Dio, ma che cavolo? Quello è Leak. Quello è Leak. Mancava solo lui qui. Mancava solo lui. C'è lo Steve, un'altra entità che non si sa chi sia. E ora c'è anche Leak. Ok, era Leak quello che c'era là nell'oscurità. Potrebbe anche essere. Oddio. Che cavolo facciamo adesso? Oddio. Se n'è andato. Cavolo. Vorremmo andare di qua, eh. Di lì no, c'è Leak. Almeno lo Steve Mutante sappiamo che possiamo affrontarlo con un po' di difficoltà, ma dovremmo farcela. Mentre Leak o quell'altro essere che c'era lì, direi che è un pochino più complicato, eh. Indipendentemente da che essere, di che essere si tratti, no? Proviamo ad andare di qua. Maledizione. Ovviamente, eh. Ovviamente. È qua? Sembra di no. Maledizione. Proviamo a colpirlo. No, ma che cazzo. Poteva anche fare il giro, eh. Perché comunque lì è aperto, ricordiamoci questo dettaglio. Cavolo, riusciremo ad andare nell'area delle miniere? Non lo so. Cavolo, è ancora qua? No, è ancora qui, oddio. Attendiamo un attimo, è l'unica. Tra l'altro, cibo, non è che siamo messi troppo bene, Non possiamo nemmeno rigenerare ora. Vabbè, attendiamo un attimo, finché lì... Fare il giro non mi sembra il caso perché c'era Leak fino un attimo fa. Non è il caso, non è per nulla il caso. Vediamo, non teniamoci un attimo, magari proverà a passare da qui, no? Non lo so. Qua non c'è niente di utile, purtroppo, per rigenerare. Questo è un po' un problema. Attendiamo un attimino. Ok, proviamo a rivedere di qua un attimo se se n'è andato. Oppure ha deciso di rimanere lì per sempre. È ancora lì! Fare il giro potrebbe essere molto pericoloso, però, Decisamente. Che facciamo? Proviamo a tendere un attimo? È lì che aspetta, Ma ovviamente noi non apriremo il varco, sarebbe una cosa molto sciocca farlo. Maledizione. Se andrà prima o poi? Tocca fare il giro, E niente, tocca fare il giro. Resterà lì per sempre. Cioè, incredibile, Non è mai rimasto così fermo in un punto. Ci tocca andare dall'altra parte. Ok. Sperando che non sia qui Leak, ovviamente. O anche quell'altro essere. Ma... Oddio, è vero, qua è aperto. Cavolo. La strada lì è più corta di quello che pensavo, Eh sì, perché io volevo andare di qua, ma... È vero, è collegato anche da lì. Vabbè, non ci ha visti comunque, Non sembra aversi visti, non sembra aversi notati. Facciamo solamente attenzione ora e controlliamo quest'area. Alla ricerca di tracce del killer. Nuove, ovviamente. Perché se vi ricordate, il killer è andato di qua. Non credo sia qui, non lo so, sembra un po' strano. Dove potrebbe essere andato a finire il killer? Quello che dobbiamo tenere sotto controllo, perché anche... è tra i più pericolosi in assoluto, Almeno per ora. Anche perché ora c'è anche Leak.
se riusciamo a vedere un po' dove sono queste entità, potremo anche, diciamo, farle scontrare vicenda, no? E semplificare le cose. Penso che sia l'unica cosa utile che possiamo fare in attesa di Herobrine che faccia qualcosa lui. Che trova il modo per, magari, no? Ottenere questi poteri oscuri e quel che ne segue. Non sarebbe affatto male. Prendiamoci un po' di carbone che... Vabbè, uno ce n'è qua. Volevo fare qualche torcia in più, però... Mi sa che dovremmo attendere per le torce. Quello non è nuovo, però. Continuiamo di qua, dai. Diamo un'occhiata in quest'area. A ricerca di tracce. Sapete perché vorrei controllare anche le miniere? Non solo per far scontrare gli altri a tirare nello stesso punto. Entità rivali, ovviamente. Ma anche perché... In un'altra serie... Proprio nelle miniere... abbiamo trovato delle teste corrotte. Ideali e essenziali. Per il rituale. Dei poteri oscuri di Herobrine. Quindi... Ci tocca proprio guardare qua, eh? Sì, sti mutante ancora a queste parti, eh? Io direi di andare di qua. Allontanarci ancora di più da dove potrebbe essere. Andiamo, dai. Anche perché l'area nuova è questa. E qui ci sono anche dei tunnel chiaramente non esplorati. Se siamo fortunati magari possiamo trovare qualcosa? Spererei di sì. Anche se, vabbè, il ferro non lo prendo nemmeno. Anzi, il ferro ci servirebbe ora che ci penso, eh? Perché dobbiamo potenziarci anche la base del Nether. Quindi, insomma, ci sarebbe un po' da fare. Però c'è qualche risorsa qui, già che ci siamo. Qui comunque nulla di nuovo. Non vedo nemmeno tracce del killer. In realtà, di solito il killer, quando va in giro a queste parti, lascia delle tracce, no? Sembra strano non averne trovate fino ad ora. O che si è accorto che l'abbiamo ingannato e se n'è andato. Oppure non lo so che è successo qui. Però forse non è andato di qua. Forse nemmeno è arrivato qui. Può essere, eh? Ha senso, no? Pensare così. Ah, tra l'altro qua siamo, sì, esatto, nell'area quella... Più o meno... Vagamente sicura, eh? Ok. Aree inesplorate qui ce ne sono, in teoria, eh? Qua sotto mi sa che non siamo mai stati. Adesso vediamo. Qua ci sarebbe altro ferro da prendere. Vabbè, prendiamolo. Così sotto, ovviamente. Ma aspetta un attimo, che cavolo? Oh mio Dio. Lì c'è qualcosa di nuovo. Tracce del... Sono dei passi vicinissimi. Li avete sentiti? È qua. Lo stile mutante è qui vicinissimo a noi, eh? Veramente qui sotto. Di qua? Sentite? Io sono con shift ora. Sopra? Vuole prenderci, eh? Oh mio Dio. Oh mio Dio. No. È qui sotto comunque. E lì mi sa che potrebbe anche salire. Tocca attendere un attimo, eh? Dobbiamo controllare quell'area, eh? Dobbiamo solamente controllare quell'area. Ma lo Steve ci sta creando problemi. Non abbiamo... Nulla da poter sfruttare per rigenerare. Quindi dobbiamo per forza andare con molta cautela in questo momento. Che ci piaccia o meno, tocca proprio fare così. Ed è ancora qui, credo. Sì, sa che siamo qui, vabbè. Non possiamo farci niente, qua è tutto chiuso. Comunque, qui dentro non può arrivare, eh. Però insomma, questo passo non lo so. Sì, è ancora qua. Potremmo provare a fare una trappola? Non so se ci passa se metto le slab. Se ci passa però siamo fregati. Oh mio Dio.
Vediamo se entra. Perfetto, perfetto. Maledetto. Ma stiamo scherzando? Cioè, non si è nemmeno andato che già è tornato. No, quel totem dobbiamo romperlo. Anche se verrà riattivato. Dobbiamo romperlo per forza. Facciamo così qua. Oddio. Area killer. Non so se c'è il killer qui. Non abbiamo visto e sentito nulla per ora. Ma attenzione. Oddio. Guarda qua che roba. Tutte teste. Torce e sbarre. Però sbarre aperte, eh. Non sembrano esserci aree totalmente chiuse qui. No, no. Sembra tutto abbastanza aperto. A parte qua però non si va da nessuna parte, quindi curiosa questa cosa. Questa cosa. Stia mutante, eh? Sentiamo se sono dei passi, non credo. No, non sa che siamo qui. Guarda qua che roba assurda, eh? Ok. Oddio, è qua? Non ci credo. È lì! Sti mutante veramente sta creando numerosi problemi, eh? Questa cosa non mi piace. Vediamo se riusciamo a tirarlo qui. Proviamo a fare come prima. Maledizione però, eh. Tanto da qui non dovrebbe passarci. Noi possiamo colpirlo se stiamo attenti. Non dovrebbe farci troppo male. Oddio che situazione, eh. Ci sta creando molti problemi questo Steve. Molto inquietante e tutto, ma... Non ci siamo, così non ci siamo proprio. Vediamo un attimo se si avvicina qui a noi. Almeno potremmo eliminarlo, forse, no? Ok, non sento più i passi. È lì fermo che ci aspetta? Altamente probabile. Decisamente, eh? Sì, sento dei passi, eh? Vediamo se riusciamo a tirarlo. No, no, ci ignora, eh? Ovviamente ci ignora, perché sennò sarebbe troppo bello. Vabbè, sappiamo che è lì, e attendiamo. Che cavolo possiamo fare in queste situazioni? Se non attendere un attimo e... O se ne va, se è lontano, se ne va... Oppure verrà qui e lo attaccheremo, eh. Queste sono le opzioni, non è che ce ne sono tante. Quella più rischiosa sarebbe andare là a tirarlo, ma abbiamo metà vita. Non possiamo rigenerare, quindi opzione chiaramente da scartare. Sto tenendo un po', non sento più passi. Scommettiamo che comunque è lì. Sì, ho sentito un passo. È ancora lì. Non ne vuole sapere di farsi vedere, no? Cioè questo ci fa perdere tempo anche, cioè, ci sta facendo perdere tempo. Noi avremmo già potuto controllare tutta quest'area se non fosse per lui. C'è andato, mi sa. Ho sentito un rumore che... fa quando se ne va. Infatti non c'è più. Oddio, come ha fatto a sparire qua non ne ho la minima idea. Però è sparito. E qui c'è una chest. Oddio, pieno di teste. Anche torce. Vai, prendiamo. Non so quante abbiamo raccolte, ma... Cavolo! Oh mio Dio! Oddio, leak! Oh mio Dio, c'era leak, eh? C'era leak qui, ci sta tenendo d'occhio! No, forse è il caso di andare via da qua, eh? Credo che sia il caso di andare via. Oddio, è chiuso qua! Oh mio Dio, è chiuso! Cavolo... Questo non è un buon segno, eh. Lì è tutto chiuso. Però di qua non è che ci sono tante altre vie di fuga. Piccone è indifferente, cioè non hanno enchant interessanti. Che cavolo facciamo? Oh!
No, 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 che sta accadendo? Che sta accadendo? Oddio di tutto! No, 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 via subito, ma che cavolo! Apri subito sta cosa, che cosa sta accadendo? Lì c'era qualcuno, eh! C'era chiaramente qualcuno, non si capisce niente! Apri sta cavolo di porta! Oh mio Dio! Cosa cavolo c'era lì? Sembrava essersi nulla, qualcosa del genere! Maledizione! Corriamo via subito, eh! Ora si direi che è arrivato il momento di andarcene! Che cavolo di situazione è questa? Qui chiudiamo, che magari arriviamo qui, ci chiudiamo lì e non penso di essere al sicuro e invece... Invece non siamo al sicuro. Oh mio Dio, allontaniamoci immediatamente. Sì, situazione un po' così così, eh. Non molto bene. Allontaniamoci, andiamo via da qua. E direi che nella miniera abbiamo finito, perché qua si rischia di più. E avere sembrava essere null come nemico non mi sembra un'idea saggia. Meglio se ci allontaniamo totalmente e... E vediamo un po', se era anche lì che da queste parti, non lo so. Sono cose abbastanza inquietanti qui, che non si capisce bene cosa dobbiamo fare. Però una cosa certa, direi che è giunto il momento di andarsene da qui. Senza magari sbagliare strada, eh. Andiamo di qua. Facciamo una cosa, visto che siamo qui, non mi sembra il caso di uscire qua. Visto che ci sono molti movimenti, molte entità attive qui, cambiamo totalmente area. Io spero comunque che io mi si faccia vedere, perché... Perché senza di lui non possiamo fare nulla qua. Sì, è mutante ovviamente. Andiamo nel Nether. Credo che sia la cosa più sensata da fare. Sì, mutante non ci ha visto entrare qui, quindi in teoria... Almeno per i primi attimi tutto dovrebbe essere tranquillo, eh. Spero, spero. Andiamo un attimo di qua, eh. Attenzione, che cavolo, Leak c'è pure lui. Non è una bella cosa questa. Questa mi riprendo. Aspettate un attimo, prima non c'è anche quella. Ecco, prossima cosa che vediamo, tracce del kill. Prima non c'è anche i paletti, perché potrebbe chiaramente servirsi per potenziare la base qui. Fare delle finestre resistenti, ovviamente. Diamoci la mossa, dai. Tra l'altro vi ricordo che se siete arrivati a questo punto del video, ne abbiamo ancora molte cose da fare, non temete. Vi ricordo però il like, Non dimenticatelo, perché adesso dobbiamo fare un bel po' di cose. Allora, dobbiamo fare anche la porta in ferro. Io direi che qui comunque converrebbe fare così. Molto bene, vediamo se c'è qualcuno di qua. Qui sì, già questo potrebbe essere una buona idea. Ma dobbiamo sistemare qua ovviamente. In questo modo, almeno possiamo vedere meglio se sta arrivando qualcuno. E qui per ora direi di chiudere. Però ecco, già così non mi sembra affatto male, no? Ci serve anche altra cobblestone, ci saranno tante risorse. Possiamo già in teoria fare una cosa qua, Possiamo già fare le porte in ferro, così quasi. Che non sarebbe affatto male. Quindi sì, prendiamoci questo e vediamo un attimo di fare le porte. Ok, ne avanziamo anche due. Volendo, non lo so, vabbè. Facciamo così. Mettiamone due. Poi vediamo, però non abbiamo i tastini. Allora facciamo... Ne servono... Vabbè, facciamo una cosa del genere. Mettiamone un po'. Anche perché faremo le pedane, quindi insomma direi che ha senso questa cosa. Qua tutto tranquillo, sembrerebbe di sì. Nether veramente tranquillo. Qualcuno potrebbe passare di qua. Beh sì, ovviamente sì, qualcuno potrebbe anche passare di qua, però insomma, diciamo che è più probabile che non passi qualcuno da qui. Se facciamo un'area segreta, comunque qua entità ultra potenti per ora non ne abbiamo trovate, no? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Attenzione che non possiamo nemmeno uscire ora. Ma? Ah, di qua niente. Ma ci si passi? No? Qui direi un bel niente. Sì, qua sarebbe bello fare una finestra un po' più alta, Ma strano, Non capisco, sembra non esserci nessuno qua.
Eppure abbiamo sentito dei rumori inquietanti. Strano. Ok, forse è meglio se stiamo molto attenti, perché comunque i rumori inquietanti, cioè il rumore inquietante qua l'abbiamo sentito. Quindi boh, non capisco. No, facciamo così intanto. Ok, adesso abbiamo anche un'altra cosa lì, insomma. Lasciamo qua un po' di cose e direi bene così, no? Ma non lo so, ho paura di uscire ora, però non mi sembra anche una cosa abbastanza normale. Ok, teniamo monitorato un attimo la situazione, poi vediamo un attimo se uscire o no. Vediamo un attimo, controlliamo, mettiamoci magari un attimo qua, vediamo se passa qualcuno. Non lo so, però in realtà boh, non lo so, forse è passato qualcuno, non ce ne siamo nemmeno accorti. Vabbè, ok, mettiamo le pedane. Anzi, giriamo anche le porte qua. In questo modo. Mettiamo i tastini. E direi che è tutto così più tranquillo. Andiamo via, dai. Non credo abbia senso rimanere qua. Queste porte, buttiamole. Andiamo, dai, andiamo. Non lo so, c'era qualcosa di strano lì? Sì, assolutamente. Però non so cosa. La pecora qua ha deciso di farsi un piccolo viaggetto, però... Pecora, mi dispiace, ma te, se no, rischi di farci cadere. E non è bello, quindi resta, anzi, ciao. Ok, controlliamo un attimo qui, Vediamo un po' com'è la situazione in quest'area. Molto bene, qui piramide di Iron è tutto normale, direi, assolutamente. Vediamo di scendere, diamo un'occhiata di sotto. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di utile qua, Ok. Facciamo una cosa, andiamo subito sulla... qua. La torre. E testa corrotta. Testa corrotta qui. Ok, questa è la svolta. Non so come sia apparsa una testa corrotta qua. Probabilmente tutte le entità che ci sono potrebbero essere a causa di tutte le entità strane che ci sono. Non lo so. Però comunque testa corrotta qui mi piace. Prendiamola immediatamente. Anzi, con certezza servirà a Herobrain. Oh mio Dio. Ok, saliamo un attimo qua sopra, vediamo se c'è qualcuno, Perché sapete, non è molto saggio aggirarsi in quest'area. Tra l'altro qui ci sarebbe anche del cibo, ecco, altra cosa che ci serve. Andiamo a prendere le carote, che dite? Io direi assolutamente di sì. Non vedo nessuno qua, anzi, tutto è stranamente tranquillo, però quella testa corrotta, boh, da dove arriva? Non ne ho la minima idea. Qua abbiamo preso danno, vabbè, non è un problema, perché adesso... possiamo rigenerare, occhi aperti, perché il killer non sappiamo ancora dove sia, Non sappiamo dove sia il killer ancora. Sappiamo che non era là, ma ci sono tante altre entità là, quindi potrebbe essere qui. Non darei per scontata questa cosa. Prendiamoci questo. E prendiamone anche altra, Se ci sono altri paletti qua, prendiamoli, perché ci dobbiamo potenziare la casetta. E con calma anche, dovrò prendere sia cobblestone e altre cosettine molto belle, no? Ecco. Qui, guardate! Oh mio Dio. Altra testa, Altra testa, siamo a due. Cioè, pensateci un attimo, con quattro teste mi sa che riusciremo a fare un totem. Non so se basta un totem per potenziare Iron, o dobbiamo fare un rituale particolare. Però comunque non male. Quello che stiamo trovando non è affatto male, Assolutamente. Pensateci un attimo, Secondo me ci starebbe. Oddio. Non lo so, però comunque non ma... Cavolo! Cavolo, Leak! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio! Cavolo! Dio, mio Dio! È lì, ok, è lì. Non ha visto che siamo andati di qua, mi sa, Non ha visto che siamo andati di qua. Maledetto, cioè è assurda sta cosa, è lì sempre a rompere le scatole. Ci stava rincorrendo comunque, Anzi, perché qua non c'è nessun altro, mi sa, almeno per ora, quindi... voleva proprio farsi fuori, mi sa.
Ok, tizio, devo trovare altre teste. Dobbiamo assolutamente cercare e trovare altre teste. Adesso comunque attenzione, perché potrebbe chiaramente capire che siamo usciti e crearsi problemi. Allora, qua niente. Qui teste sono tutte normali, queste, sembra di sì. E prendiamole al volo. Prendiamoci anche questo, così quasi. Facciamo la raccolta qui, sostanzialmente. Oddio, che situazione, eh? Leak, ovviamente. Comunque Leak non sta usando di sicuro i suoi poteri e anche la sua astuzia. Per il momento sta dando un'occhiata in giro, mi sa, e sta facendo fuori chi gli capita a tiro. È debole, ovviamente, come no. Cavolo. Giantalex. In teoria siamo proprio a tre teste, eh? Cavolo. Questa è una cosa decisamente brutta, eh? Oddio. Oh mio Dio. Abbiamo ben tre teste. Ne basterebbe un'altra, eh? Cavolo. Sa che siamo qui, eh? Sa che siamo qui, ovviamente. Dove cavolo troviamo un'altra testa? Maledizione. Diamo un'occhiata in giro, eh? Qui no. Qui tracce, ma non c'è niente. Cavolo. Sei allontanato? No, no, è ancora da dietro, eh. Qui non c'è niente. Qua in visione di villager? Sembra di no. Attenzione che è abbastanza vicino, non vorrei che iniziasse a fare cose strane, eh? Qua sotto sarebbe da controllare, ovviamente, ma c'è lì che l'abbiamo rinchiuso là. Potrebbe anche essere già uscito, però sembra essere là per ora, eh? A parte che quello se no... Oh mio Dio. Oh mio Dio. Null? Cavolo, è null quello. Non facciamo casini, eh. Però cavolo, che fastidio, mi servirebbe un'altra testa, una. Ma dove potrebbe essere? Oddio. In quell'area, non lo so, eh. Magari lui sa dov'è, ovviamente. Tra l'altro sembra guardare verso nulla, eh. Cavolo, ora potrebbe essere... Non più distratto, maledizione. Facciamo una cosa, andiamo via da qui, torniamo di sopra. Perché qua c'è un po' troppo casino. Però secondo me, sì, se stiamo attenti, guardiamo un po' attorno, bene in quest'area, magari ne troviamo addirittura un'altra. So che ora mi sembra altamente pericoloso. È insensato mettersi a cercare ora la testa, no? Vediamo quindi di tornare in un'area sicura. Penso che sia la cosa più saggia da fare. Però qui ci torneremo, ovviamente. Ok, Nether, perfetto. Andiamo alla nostra nuova casetta e vediamo anche di potenziarla, eh. E direi che siamo giunti anche al termine di questo episodio, però, eh. E attenzione, nel prossimo dobbiamo trovare l'ultima testa mancante, eh. Ne mancherebbe una, eh. Una sola. La possiamo fare, eh. La possiamo veramente fare. Poi evocheremo Irme, magari lo attireremo qui con un totem e vediamo di fare anche questa cosa, eh. Ci vediamo nel prossimo episodio, vi ricordo il like e alla prossima. Ciao.